Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video prodotti finiti del mese di febbraio. Allora, iniziamo subito con i prodottini. Scusate la faccia un po' sbattutella, sono effettivamente un po' bianchiccia, ma sono truccata da stamattina presto, quindi gran parte secondo me del trucco sulle guance se n'è già andato, fa niente. Allora, partiamo. Primo prodottino, Pure Mint acqua micellare di Yves Rocher. Questa qua è quella da 400 ml, se non erro, esatto, e devo dire mi è piaciuta tantissimo. Se a qualcuno interessa, il semipermanente che ho sulle unghie al momento è Matte Mauve di Passione Unghie. Chiudo la parentesi unghie, però era talmente bellino il colore anche in camera che ve lo dovevo dire. E devo dire top, mi è piaciuta un sacco, l'ho utilizzata volentieri, non brucia gli occhi, toglie bene il trucco, quindi promossa. Andiamo avanti con una novità sempre per lo struccaggio, che è l'acqua, no, scusate, il bifasico di Balea. Sto adesivino qua, non so da dove arriva, lo leviamo. Il bifasico di Balea costa praticamente niente, tipo 1,89 euro, è da 100 ml e mi è piaciuto un sacco, raga, mi è piaciuto veramente un botto. Qua dice strucca anche il make-up waterproof ed è vero, per cui top, un prodottino veramente da tenere in considerazione ed essendo un 100 ml assolutamente valido anche per viaggiare, quindi ci è piaciuto. Infatti l'ho già ricomprato, spoiler, l'ho già ricomprato. Poi ho terminato due prodotti per capelli, entrambi di Avon della linea Advanced Technique. Questi sono quelli della linea rossa ricostruzione. Ed eccoli qua, shampoo e balsamo. Mi sono piaciuti da pazzi, raga. E li ho già riordinati alla mia presentatrice Avon. L'unico difetto è che il formato del balsamo è più piccolino, come potete vedere, dello shampoo. Io di balsamo ne uso un botto perché ho i capelli particolarmente secchi sulle lunghezze, per cui ne uso tanto balsamo. Però appunto mi sono trovata molto molto bene con entrambi. Il balsamo è da, scusate, lo shampoo è da 400 ml, mentre il balsamo è da 250. Ottimi, davvero ottimi. Poi ho terminato due, non ci vedete doppio, è vero. Ho terminato due di questi, i miei soliti Tesori d'Oriente, vaniglia e zenzero del Madagascar. Ragazze, è una droga sta affare. Ne ho terminato uno a casa e uno al lavoro. Poi ho terminato dei dischetti, sia quelli di Coop, che sono questi qua, 100% cotone, 50 pezzi, sia questi di Yves Rocher, organic cotton, sempre da 50 pezzi. Ottimi, ottimi entrambi, quindi mi sono piaciuti. Finita anche l'ennesima matita per sopracciglia, questa è la mia solita matita per sopracciglia stilo di Yves Rocher nella colorazione 03 castano. L'ho usata tutta, 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 quindi non ne viene più su neanche un briciolo. Mi piace molto, lo sapete, ne ho già finite 1500, quindi non vi sto a blaterare troppo. Ho terminato anche una mini taglia di shampoo, questo qua è un 50 ml, è della linea di Yves Rocher anticaduta. L'ho utilizzato in zona lavandino per farmi la frangia tutte le mattine, perché io tutte le mattine lavo la frangetta e la stiro, se no la mia frangia non sarebbe così in ordine tutti i giorni. E devo dire molto valido, peccato per l'odore, non mi piace l'odore di questa linea, perché boh, così meno, però quando sto chiusa nella doccia l'odore forte che ha mi dà fastidio. Non saprei neanche descrivervi di cosa sa, però ha una profumazione che non mi piace, quindi faccio fatica a usarlo in doccia, per quello l'ho utilizzato appunto la mattina per farmi la frangia. Poi ho terminato due dentifricio, questo qua è lo sbiancante di Antica Erboristeria, mentre questo qui è il Florence Gold for White. Questo qua mi è piaciuto come tipologia, ma mi faceva rimanere appiccicosino tutto, nel senso che colava un po' quando lo mettevo sul dentifricio, mi appiccicava il dentifricio spazzolino, mi appiccicava la confezione, insomma, non mi ha fatto impazzire come tipologia. Lui invece lo conoscevo già, mi è sempre piaciuto, quindi top.
Ho terminato un'altra mini taglia, questa volta il bagno schiuma di Balea. Questo qui mi era uscito in un calendario dell'avvento a Natale e la profumazione è buonissima. A me questo profumo, mamma, piace un sacco, non saprei bene descrivervelo, ma è una profumazione appunto un po' natalizia, un po' dolcina e mi è piaciuto tanto, quindi top. Poi andiamo avanti con le solite salviettine Baby 2000, queste lo sapete le ricompro spesso, le utilizzo per togliermi il trucco dalle mani, quindi ottime, mi piacciono. E poi ho terminato un'altra matita sopracciglia, sempre la stessa di Brochet, quindi eccole qua, doppione, la 04 Castano, ormai lo sapete. E poi dolore dei dolori, ho finito il mio blush preferito dell'ultimo anno, ovvero il Fruit Explosion di Kiko nella colorazione 01. Terminato, raga, non ce n'è più niente, vuoto totale. Che tristezza. A saperlo me ne sarei comprati 4-5 perché è bellissimo. Se mai lo troverò in qualche outlet o comunque in qualche negozio che ha delle vecchie collezioni scontate, me ne compro un bancale perché mi è piaciuto troppo, troppo, troppo. Poi, ultimi prodottini, direi che sono due mascara che ho finito, tra virgolette, nel senso che li ho utilizzati per un periodo, poi me li sono dimenticati e nel frattempo si sono seccati. Quindi quando sono tornata a riutilizzarli ormai non ce n'era più. Il primo è il Feel Stronger di Yves Rocher. L'odore è ancora mezzo e mezzo, ma non mi fido. Lo scovolino è molto 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 bellino e devo dire che quando è uscito mi era piaciuto tantissimo, quindi l'ho utilizzato per un lungo periodo e mi piaceva un sacco. Questo qua invece è di NYX ed è il Worth the Hype, o Worth the Hype, nella colorazione Black Noir. Devo dire che questo invece no, non mi era piaciuto, infatti l'ho usato pochissimo e poi è motto, come direbbe Costanzo, perché puzza. Puzza e vuol dire che è scaduto e pazienza, lo butto via. Ultimi due prodottini che sono anche loro motti sono il NYX Lingerie Eyeshadow nella colorazione 05 Lidli. Questo a me piaceva da impazzire, è stato il mio ombretto liquido preferito per un lunghissimo periodo, ma si è seccato, ha un botto di anni, ragazze, è questo. Io l'avevo visto, cioè non scrive neanche quasi più sulla mano, scrive appena. L'avevo visto in un video di Cheryl Pandemonium e me ne ero innamorata. Scrive poco, comunque il colore più o meno era questo. E me ne ero innamorata, ne ho usato tantissimo, quindi anche praticamente finito, ma alla lunga poi si è seccato, quindi niente. Invece ultimo prodottino che non ho da così tanto, ma che purtroppo si è seccato, ma che ho già nel carrello perché mi piace da matti, è di She Glam. Ed è un ombretto in pottino della linea appunto di She Glam ed è questo meraviglioso oro, cioè l'ho usato un sacco, come potete vedere, però si è proprio seccato e quindi pazienza, lo ricomprerò perché tanto costano pochissimo e hanno una resa sugli occhi meravigliosa secondo me, quindi top. Detto ciò, ho terminato qua tutti i prodottini finiti del periodo, io come al solito vi ringrazio, vi mando un bacione gigantesco, vi ricordo di condividere e spolliciare per far crescere il canale, cliccare la campanella per non perdere le notifiche ad ogni video e come sempre vi ricordo anche di guardarmi su Instagram, TikTok e se vi interessa un profilo Vinted, se vi va di acquistare o se vi va di suggerirmi cose da comprare, mi trovate anche lì come Monica Todde. Bacio grande e alla prossima, ciao!